sotto la piazza del Duomo, 6 metri più in basso, ci sono i resti di un villaggio del Neolitico risalente a 9.000 anni fa. Questo villaggio è stato sviluppato successivamente. Scusate, gruppo, solo gruppo Costa possibilmente, perché siamo già tanti. C'è una parete. C'è una porta. Ci sta vanno. Una parola. Ci sta vanno. Tutte le gru, io le imparo. Poi le braschi curve non si fanno senza proprio. Quando Matera sarà capitale della cultura, europea della cultura. Ma siamo tutti molto turbati. Anche un anno, so siamo in Italia. Ma è importante questo terrazzo, anche perché se guardate il cimitero, siamo in realtà su un vecchio cimitero. Ci sono 120 tombe, è un cimitero longobardo, no? Salendo a 1300 anni, era fuori dalle mura quando si realizzava, era in campagna. Siamo tutte queste tombe allineate verso. Si legge che la famiglia che fu evacuata ricevette dallo Stato 42.800 lire per cedere la proprietà allo Stato italiano. Facendo i conti, corrispondono più o meno a 3.000 euro. In alto, realizzata con l'occhio di bufalo, la volta a botte. E sulla porta d'ingresso, l'unica finestra per arieggiare l'ambiente. La parte costruita si addossa alla parte scavata, dove in fondo all'abitazione, appoggiata al tramezzo di muratura, è visibile una grande cassa di color verdone chiamata il cassone del grano, diviso all'interno in due scomparti, dove si poneva il grano per le persone e la ed altri animali da cortile. Sulle pareti sono appesi gli arnesi da lavoro e i rifinimenti per gli animali. Per terra, a sinistra del letto, si trova il cantero, vaso in terracotta verniciata con coperchio in legno, casa del pane. Le casse di sera venivano anche trasformate in letto, ponendovi sopra pagliericci di foglie di grano. Nel piccolo vano a destra, guardando la porta d'ingresso, è situata la classica cucina in muratura, composta dalla caldaia in rame alimentata a legna e da due fornacette a carbone. Arrivederci, grazie.
Marcelino. Il presbiterio e l'aula dei fedeli ha funzionato come chiesa per un breve periodo, perché già nel XIII secolo non era più chiesa, ma era diventata ossarium dell'altra chiesa che vedremo.